Alla mia diretta Facebook, io mi devo scusare per ieri, ma purtroppo negli impegni romani non sono riuscito a trovare un buco per la diretta, ma vi dico sin d'ora che l'appuntamento di domani è alle ore 14:30. Prima di cominciare, come al solito, la richiesta di condividere per favore pigiando sulla freccetta qui sotto. Naturalmente potete farlo subito per condividere questa diretta, oppure farlo sul video che resterà sia sulla pagina Facebook. Sul canale YouTube. Chiedo scusa, ma ci sono problemi di rete, allora mi sto distraendo. Va bene, fermiamoci lì e entriamo nel vivo della situazione. Oggi in particolare volevo parlarvi del fatto che quest'oggi abbiamo alla Camera votato alcune mozioni, di cui una mi stava molto a cuore, che era la mozione relativa alla vicenda Orbán, che sapete, il primo ministro dell'Ungheria. Faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Sapete che in Ungheria si sta creando una sorta di distorsione di quello che è lo Stato democratico. Viktor Orbán, primo ministro molto popolare nel suo paese, che governa ormai già da molto tempo, ha teorizzato che l'Ungheria sia non una democrazia liberale, ma una democrazia illiberale. Che cosa significa questo? Significa che secondo Orbán, quando tu hai una grande maggioranza del popolo con te, fondamentalmente puoi decidere tutto. Puoi cambiare i poteri della magistratura e restringerli, puoi cambiare la Corte Costituzionale e renderla più debole, puoi cambiare la legge elettorale ed avvantaggiartene, puoi far fare affari ai tuoi amici, compagni di scuola, ai tuoi compaesani, in modo tale che loro si arricchiscano, soprattutto utilizzando i fondi europei. Insomma, puoi distorcere quelli che sono i capisaldi delle democrazie, appunto cosiddette liberali, la separazione dei poteri, la protezione delle minoranze, la parità tra i sessi e tra i generi, e non soltanto, anche la parità tra i cittadini e così via, perché il popolo mi ha votato, io ho una grande maggioranza e quindi mi posso fare tutto quello che voglio, cioè posso anche modificare in un certo senso le regole del gioco. Noi conosciamo la democrazia liberale come un luogo dove le parti differenti, i partiti differenti si combattono ad armi pari. Chi sostiene che la democrazia illiberale debba essere vincente pensa che cosa? Che è sì una democrazia perché si basa sul voto popolare, ma una volta che io ho il voto popolare posso sostanzialmente trasformare questa democrazia in una democrazia autoritaria. Se ci pensate, tutte le dittature si chiamano spesso, più delle volte, si chiamano repubbliche popolari o repubbliche democratiche. Perché? Perché si ritiene che il popolo sia uno, che il popolo esprime una volontà compatta, cioè tutto il popolo è una sola categoria. E quindi se il popolo ha una sola volontà, basta soltanto uno per esprimere quella volontà. Si prende un uomo forte che è capace di interpretare i sentimenti dell'intero popolo. Ovviamente, non essendo questo possibile, vuol dire che le minoranze, che chi la pensa diversamente, non ha lo stesso diritto di cittadinanza degli altri. Questo è quello che sta cercando di fare Orbán, che è esattamente il contrario dei valori dell'Unione Europea. Cioè, per esempio, per entrare nell'Unione Europea i paesi candidati devono dimostrare di rispettare lo Stato di diritto, di rispettare la separazione dei poteri, di rispettare le minoranze e così via. Invece l'Ungheria che cosa ha fatto? È entrata nell'Unione Europea rispettando questi parametri e poi strada facendoli ha cambiati. Questo che cosa ha comportato? Che a un certo punto il Parlamento Europeo, che ne ha la titolarità, ne ha la possibilità, ha deciso di aprire una procedura sulla base dell'articolo 7 dei trattati, dicendo: guardate, c'è il rischio di una violazione dei valori fondanti dell'Unione Europea e quindi noi chiediamo al Consiglio di aprire un'istruttoria. Questo è l'articolo 7,1. L'articolo 7,2 dice che quando si verifichi che non soltanto bisogna aprire l'istruttoria perché c'è il rischio di violazioni, ma le violazioni ci siano e sono gravi, allora si possono prevedere anche delle sanzioni. Ora, le sanzioni devono essere decise all'unanimità. Mentre invece l'istruttoria, l'apertura, quindi articolo 7,1, bastano i 4/5 dei governi, quindi all'interno del Consiglio europeo. Ora, perché noi abbiamo fatto questa mozione? Perché quando il Parlamento europeo ha deciso di aprire l'istruttoria e di chiedere al Consiglio, quindi ai governi, di aprire questa istruttoria, Lega e 5 Stelle si sono divisi. La Lega ha sostenuto Orbán, mentre invece il Movimento 5 Stelle ha sostenuto la tesi del rischio di evidenti, di importanti violazioni dei valori da parte dell'Ungheria. Quindi, poiché il voto dell'Italia è decisivo in quanto bisogna raggiungere i 4/5 per, diciamo, dar forza, per implementare l'articolo 7,1,
Noi abbiamo chiesto al governo, ma il governo alla fine voterà come ha votato la Lega, cioè per Orban, o voterà come ha votato il Movimento 5 Stelle, cioè contro Orban? E abbiamo fatto una mozione, a prima firma di Graziano Del Rio, per chiedere al governo di sostenere la tesi contro Orban e quindi di andare nel Consiglio di votare per aprire questa istruttoria sul rischio di importanti violazioni dettata dall'articolo 7,1. E quindi, tra le altre cose, sono stato io a illustrare la mozione l'altro ieri, e potete trovare il video del mio intervento sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook, su YouTube, come al solito, dappertutto. Che cosa è successo oggi? È successo oggi che il Movimento 5 Stelle sostanzialmente ha fatto un'inversione a U, quindi ha deciso di contraddire il voto del proprio gruppo al Parlamento europeo e di votare con la Lega a favore di Orbán. Quindi il Parlamento italiano sostanzialmente ha detto una cosa secondo me terribile, ha detto beh, in fondo che cos'è lo Stato di diritto, che cos'è la separazione dei poteri, che cos'è la protezione delle minoranze, che cos'è il rispetto delle regole del gioco. Una volta che il popolo, cioè la maggioranza del popolo, voglia qualcosa, quello che decide la maggioranza, qualsiasi cosa sia, anche il cambiamento delle regole del gioco, deve essere possibile perché questo è democratico. Non è così, cari amici, perché la democrazia consiste sicuramente nel dare la possibilità alle maggioranze di prendere le proprie decisioni, ma consiste, secondo me, soprattutto nel fare in modo che la volontà della maggioranza non diventi la dittatura della maggioranza, e cioè di fare in modo che chiunque la pensi diversamente abbia ancora la voce e la possibilità di potersi esprimere, che ci sia, per esempio, la libertà di stampa. E questo, guardate, lo dice l'articolo 1 della nostra Costituzione. Infatti, cosa dice l'articolo 1? Dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che la sovranità appartiene al popolo, che naturalmente il popolo la esprime in maggioranza, ma poi dice una cosa importante, che il popolo esercita questa sovranità con le forme e con i limiti, sottolineo, i limiti previsti dalla Costituzione. Ora, questo è un concetto non molto chiaro, non soltanto alla Lega, neanche al Movimento 5 Stelle. Vi ricordate, per esempio, che quando il Presidente della Repubblica Mattarella decise di, come dire, dire la sua nel procedimento di formazione del governo, fu chiesto addirittura l'impeachment per il Presidente della Repubblica, perché, diceva il buon Di Maio, il Presidente della Repubblica si oppone a quella che è la volontà della maggioranza degli italiani. Ma come ho detto, la maggioranza degli italiani si esprime con dei limiti. Uno di questi limiti è che il Presidente della Repubblica valuti la formazione della squadra del governo e che il Presidente della Repubblica difenda quelli che sono i principi costituzionali che non sono disponibili per una semplice maggioranza del paese. Cioè non basta avere il 51% o neanche il 60% dei voti per disporre di quelli che sono i principi costituzionali, che stanno lì proprio a difendere, a diciamo, assicurare la maggioranza di decidere, ma anche a chi è in minoranza di poter esistere e resistere. E questo appunto non mi sembra molto chiaro. E devo dire che in questi giorni questa, diciamo, deriva plebiscitaria del nostro governo la si è vista non soltanto con il voto di questa mozione di oggi a favore di Orbán, che ci mette in una pessima compagnia, tra l'altro in compagnia di paesi che non ci hanno mai dato una mano nell'Unione Europea, di paesi che prendono un sacco di soldi, per intenderci, l'Ungheria versa all'Unione Europea meno di 1 miliardo di euro all'anno e porta a casa più di 4 miliardi all'anno. Quindi l'Ungheria dice peste e corna dell'Unione Europea, però quando si tratta di passare all'incasso, come dire, l'Unione Europea gli diventa immediatamente simpatica e Orbán fa le cose in Ungheria con i soldi dell'Unione Europea, che sono anche i nostri, perché noi siamo quelli che versano più di quanto ricevono, mentre l'Ungheria riceve molto più di quanto versa. Quindi Orbán sputa nel piatto dove mangia e quel piatto lo riempiamo con le nostre tasse, voi che mi state ascoltando, e pure io. E quindi, diciamo, Orbán va a corrente alternata con l'Unione Europea, quando prende gli piace, quando deve dare gli piace molto meno. Però questa inclinazione del nostro governo l'abbiamo vista in questi giorni anche in un paio di altri argomenti, un paio di altri episodi che si sono verificati. Uno è stato questo terribile della nomina di Foa a presidente della RAI. Una forma di accaparramento di una posizione che dovrebbe essere una posizione di grande equilibrio, una posizione di grande, come dire, attenzione al pluralismo, come quella del presidente della principale
azienda culturale italiana, e per la quale invece hanno scelto un uomo estremamente controverso, il quale ha detto cose orribili sul Presidente della Repubblica, ma ha detto cose orribili anche sulle minoranze, cioè ha espresso posizioni che tutto si può definire tranne che pluraliste, tranne che equilibrate, diciamoci così. È accusato di essere uno spargitore di fake news, ha detto cose molto gravi anche per esempio sulle persone LGBT. C'è un articolo che è uscito sul Guardian proprio in queste ore che dice la nomina di Foa alla RAI fa sorgere preoccupazioni per la libertà di stampa in Italia. Pensare che l'Italia, una grande democrazia, venga messa sotto osservazione da un grande giornale come il Guardian perché in Italia non c'è la libertà di stampa fa veramente preoccupare. Ma c'è un altro caso, secondo me ancora più significativo, che ci fa vedere proprio che nella testa dei nostri governanti, i principi della democrazia liberale non esistono. Ed è stato un episodio che è avvenuto quest'oggi. Voi sapete che, come in tutte le democrazie che si rispettino, noi abbiamo un principio di separazione dei poteri. Il legislativo fa il legislativo, l'esecutivo fa l'esecutivo e il giudiziario, l'ordine giudiziario, naturalmente ha le sue prerogative, prende le sue decisioni in assoluta libertà e ha anche un organo di autogoverno dei giudici che si chiama Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura prende tutte le decisioni che riguardano l'organizzazione della magistratura ed è composto da membri togati, cioè da magistrati in servizio che vengono eletti dai magistrati, e poi è composto anche da alcuni componenti che vengono eletti dalle Camere riunite in seduta comune. Tra queste persone elette dal Parlamento viene scelto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Perché si chiama vicepresidente? Perché in realtà il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è il presidente della Repubblica, che naturalmente ha tante cose da fare, quindi la persona che effettivamente gestisce la presidenza è questo vicepresidente, che va scelto quindi non tra i magistrati in servizio, ma tra i membri che sono esperti di diritto eletti dal Parlamento. Quindi noi ci siamo riuniti qualche mese fa, nel mese di luglio, abbiamo eletto i componenti cosiddetti non togati, cioè i componenti non magistrati in servizio, e sono stati eletti, li abbiamo eletti tutti insieme con una sola scheda, quindi io ho votato anche per i candidati di 5 Stelle e per quelli della Lega. Insomma, c'è stato un accordo per cui questi consiglieri non togati sono stati proporzionalmente assegnati ai vari partiti. E uno l'abbiamo designato noi del PD, che si chiama Davide Ermini, un avvocato, componente della Commissione Giustizia nella scorsa legislatura e in questa legislatura. Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura si è insediato e c'era all'ordine del giorno l'elezione del vicepresidente. Che cosa è successo? Che il Consiglio, nella sua libertà, ha eletto Davide Ermini, quindi la persona che era stata designata dal PD, ex parlamentare del PD, alla vicepresidenza del CSM. Apriti cielo, che cosa è successo? Che Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello sviluppo economico, e Bonafede, il ministro della giustizia, si sono scagliati contro il Consiglio Superiore della Magistratura dicendo che la nomina di Ermini, lo ha detto Bonafede, era un atto di politica. Ha detto i giudici hanno deciso di far politica. Quindi cosa ha detto Bonafede? Che, dimenticandosi che poi Ermini l'hanno votato anche loro. Comunque, cosa ha detto Bonafede? Che se il CSM fa quello che vuole la maggioranza, cioè quello che vuole il governo, cioè quello che vuole 5 Stelle e la Lega, quella non è politica. Se il CSM prende nella sua autonomia una decisione che è diversa da quella che il governo vorrebbe, allora quella non è più giustizia, ma quella diventa politica. E quindi una cosa come dire, da disprezzare. A parte il fatto che il governo che si inserisce nelle logiche, nelle dinamiche del CSM è una cosa gravissima, perché vuol dire che vuole interferire, perché vuole metterci becco, vuole influenzare le decisioni di un ordine che è del tutto autonomo, che ha tutte le garanzie previste dalla Costituzione, ma soprattutto che vuole piegare a fini di parte la magistratura, che quindi non vede che c'è un confine, che ci sono dei limiti rispetto al potere della maggioranza. Questo governo ha una maggioranza, sicuramente dicono i sondaggi il 60%, ma in Parlamento ha una maggioranza solida, ma questo non vuol dire che possa, come dire, entrare a gamba tesa nelle logiche di qualcosa come la giustizia che risponde naturalmente al popolo italiano, ma non alla maggioranza del popolo italiano. Le sentenze vengono pronunciate in nome dell'intero popolo italiano da un ordine fatto dai magistrati che, come sappiamo, sono dei vincitori di concorso e devono applicare la legge e, devono, appunto, e sono soggetti soltanto alla legge. Questo lo dice la Costituzione, non sono soggetti al potere politico. Però questo non è assolutamente chiaro
al governo 5 Stelle e mi fa capire perché il Movimento 5 Stelle vota per Orbán, perché in realtà se potessero, e non escludo che lo vogliano fare, loro proverebbero a fare quello che Orbán ha fatto in Ungheria, cioè trasformare questo nostro paese, questa nostra democrazia liberale, in una democrazia cosiddetta illiberale, cioè in un posto dove, poiché ho la maggioranza dei voti, posso fare strame, posso fare a pezzi quelle che sono le garanzie democratiche di libertà anche delle minoranze, anche di chi non la pensa come la maggioranza. Questa è una forma moderna di fascismo, inutile che la chiamiamo in altro modo, perché si tratta di avere in testa un modello totalitario dello Stato. Vi dico l'ultima cosa perché mi sto allungando e dovrei finire e quindi lo faccio subito. Oggi abbiamo anche approvato le dimissioni di questo deputato sardo Mura, vi ricordate il velista, quello che aveva detto già dall'inizio che non sarebbe mai venuto in Parlamento e non ci è venuto, e quindi il Movimento 5 Stelle lo ha costretto a dimettersi. E Mura ha scritto una lettera di dimissione nella quale ha spiegato che lui è stato espulso senza mai essere stato sentito dal suo gruppo, che non ha avuto occasione di potersi difendere e ha detto: difenderò la mia onorabilità in tutte le sedi. Non era in aula oggi ed è la dimostrazione che evidentemente dentro il Movimento 5 Stelle non c'è nessun dibattito democratico, non c'è nessuna possibilità appunto di esprimersi. Mura è stato candidato in un collegio uninominale su scelta di Di Maio, aveva detto che avrebbe continuato a fare il velista. Quando sono sorte le polemiche, Di Maio ha schioccato le dita e Mura è stato fatto fuori suo malgrado, o che fosse di buon grado, non importava. Questa è la situazione. Io trovo che sia preoccupante, trovo che ci sia un silenzio assordante da parte di tutti quegli studiosi che parlavano di deriva autoritaria con Matteo Renzi. Oggi non si sente niente qua davanti a delle cose veramente preoccupanti. Ricordiamo che il presidente della Consob è stato fatto fuori dalla politica, autorità indipendente, che il presidente dell'Istat adesso è sotto osservazione perché ricordiamo che il viceministro Laura Castelli ha incontrato il presidente dell'Istat facendo un comunicato dicendo che i dati dovevano essere messi a disposizione diciamo, del programma di governo. Il tutto mentre si parla di sforare il deficit, di mettere a rischio la fiducia dell'Italia rispetto a tutto il mondo, la nostra capacità di restituire i nostri debiti. Questa è la situazione e mi pare che l'intelligenza italiana stia abbastanza tranquilla. Io sono molto meno tranquillo, vi voglio assicurare che non ho intenzione di calare la guardia neanche per un secondo, con me tutti i miei colleghi. C'è bisogno però che lo facciate anche voi, che ciascuno di noi si recuperi e si riappropri del proprio impegno politico, che faccia la sentinella ai valori della nostra Costituzione. Si può cominciare già venendo alla manifestazione del 30 di domenica qui a Roma. Io ci sarò e naturalmente vi aspetto. Mi fermo qui perché ho preso 3 minuti in più del necessario, ma mi sembrava il caso per l'importanza delle cose che avevo da dire oggi. Vi ribadisco che l'appuntamento per domani è alle ore 14:30. Vi chiedo ancora una volta di pigiare sulla freccetta condividi e di condividere questo video che resterà sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ivanscalfarotto.it. Mi fermo qui e dato che oggi è giovedì, vi auguro un'ottima serata e un ottimo inizio di weekend. A domani 14:30, buonasera a tutti. Ciao!